Notturno è un po' il controcampo di Lampedusa, di Focalmare. È nato come un'esigenza di andare ad attraversare quello spazio che divide il mondo in cui le persone arrivano e scappano da guerre, tragedie, da fame, da situazioni drammatiche. E quindi già durante le riprese di Notturno, di Focalmare, c'era questa esigenza di capire cosa ci fosse dall'altra parte. E forse anche per un momento era incluso nell'idea dei destini di andare, comunque far sì che fosse un unico mondo. Lampedusa era diventata un po' una metafora di quello che è l'Europa, un punto d'arrivo dove anche in un luogo così piccolo, abitato da 3-4 mila persone, non c'è mai un contatto tra chi arriva e chi vive nell'isola. E quindi era un po' questo tradimento della storia e delle speranze, tutto attraverso un punto di vista di un bambino che per puro caso a un certo punto mentre io giravo si scopre che l'occhio pigro e quell'occhio pigro siamo noi. E quindi quando ho terminato le riprese di Notturno, la promozione delle attese, quasi di getto è nato questo film, mi ricordo che era durante la campagna degli Oscar a New York, mi sono trovato in un vuoto totale, adesso cosa faccio? E in 2 settimane ho scritto, così quel poco che io scrivo sempre, perché nel mio film non c'è mai una sceneggiatura, ed è nato Notturno. Questo è stato il titolo iniziale che poi ho mantenuto all'arco di 3 anni. E Notturno è il risultato di un viaggio lungo 3 anni su questi confini, segnati all'inizio dallo stato di ISIS, poi dopo la caduta dello stato di ISIS sono rimasti questi confini invisibili che sono un po' la stratificazione della memoria e quel margine che io racconto, poi il margine della storia e delle storie dei personaggi. Il confine per me, penso che quasi tutti i miei film da Bondman, quest'ultimo film è come uno spazio che poi diventa mentale. Qui lo è stato ancora di più e io sono convinto che nel pubblico crei uno spaesamento questo, ed è però lo stesso spaesamento che ho avuto in 2-3 anni, perché alla fine il film è il risultato di questi incontri, percorrendo questi confini, questi luoghi di separazione tra la vita e la morte, luoghi che sono luoghi di rottura, di disgregazione. Per me sono stati luoghi di incontro e soltanto nei primi 6 mesi del film ho girato senza cinepresa, perché l'importante è essere libero da questo meccanismo di dover girare assolutamente qualcosa. Quindi 6 mesi di libertà assoluta dove l'unica necessità era quella di incontrare delle persone che poi sono diventati i personaggi del film. E una volta che avevo queste 8 storie sparse in luoghi diversi, in territori diversi, in nazioni diverse, con lingue diverse, con culture diverse, con problemi diversi, alla fine queste 8 storie erano diventate nella mia testa una specie di astrazione, un luogo mentale. E ho voluto mantenere questa assenza geografica durante anche il montaggio. È sicuramente una sfida, perché chiede al pubblico un enorme lavoro, perché ha un senso di spaesamento molto forte. Però questa è una sfida per me importante, perché io credo che viviamo in un mondo in cui c'è un'abbondanza di informazioni. E quindi ho sempre voluto fare il lavoro opposto, proprio quello di dare il meno informazioni possibile e di lavorare molto sulla sottrazione, anche rischiando a volte, perché quanto uno può tenere nel non dire qualcosa, nel celare. Quindi si crea quello spazio di silenzio e di vuoto che va colmato da chi guarda il film, e questo richiede un grande lavoro. I suoi 3 anni in Medio Oriente, non c'è stato un momento in cui ha avuto paura nelle varie situazioni e stava quasi per lasciare tutto? Tutti i giorni. Seconda domanda, mi scusi. Per quello dicono la forza che mi hanno dato le persone telefonicamente, quindi andare avanti, ma tutti i giorni loro scappare da quella realtà e da quello che vedo. Poi il film non racconto
sembra tutto semplice, tutto facile, ma tutto quello che c'è per arrivare a una scena è stato ogni volta un massacro, dei tempi lunghissimi, delle attese, dove la pazienza era messa alla prova costantemente, e anche la paura, perché ripeto, in varie situazioni sono stati così al limite di avanzamento, se poi c'è questo posto di blocco costante, non sapevi mai se era un posto di blocco reale o se erano, gruppi dell'ISIS, perché succedeva spessissimo che facevano questi posti di blocco e poi c'era il massacro, quindi ogni posto di blocco volete arrivare e ci sperate sia